Al Francesco Cicogna, nell'anticipo della 17ª giornata di campionato, arriva il Bastia capolista, ferito e assetato di riscatto dopo la brutta sconfitta di 6 giorni fa contro il San Sisto. Il petrignano dal canto suo non può dormire sonni tranquilli e ha bisogno di macinare i punti per invertire la tendenza che lo vede reduce da 2 sconfitte consecutive. Tommaso Guazzolini recupera Giuliacci e Farabbi. Nel 4-2-3-1, Caddeo rimpiazza il convalescente Ingiosi al centro della difesa, mentre il tridente è composto da Gaggiotti, Menichini e Battistelli, con Giuliacci a supporto. Luca Grilli può contare su Zanchi, in dubbio fino a ieri, mentre non ce la fa Capitan Marchetti, che non sarà della partita. Modulo speculare per i biancorossi, col neoacquisto Missaglia, terminale offensivo, appoggiato da Bura, Rosignoli e Stirati. Arbitra Gai di Carbonia, con gli assistenti Roccaforte e Polidori di Perugia. Il primo squillo dei padroni di casa, con Giuliacci che spizza un corner di Fabris, ma Zanchi anticipa Eremo da 2 passi, dalla porta, col capitano del Petrignano che reclama per un tocco di mano. Gai non è dello stesso avviso e ordina il calcio d'angolo. Il Petrignano gioca bene e attacca, mentre il Bastia si difende e prova a ripartire. Al 19esimo Menichini va vicino all'11esimo gol stagionale, con la specialità della casa, ma Lillacci è attento e con un pregevole colpo di reni manda in angolo. Il Bastia comincia a carburare a metà primo tempo. Scalda il destro al 23esimo Missaglia, ma la sua conclusione finisce alta. È il preludio al vantaggio, che arriva 2 minuti dopo. Angolo di Pinazza e dopo un rimpallo sul primo palo, il più lesto è Bura, che si gira in un fazzoletto e brucia Farabbi. Il Bastia cavalca l'onda e al 28esimo sfiora il raddoppio con Rosignoli, che incrocia col destro da dentro l'area, ma la sfera sibila un passo dal palo. Ma nel miglior momento degli ospiti arriva la zampata del campione. Punizione dal limite per fallo di Fiorucci su Battistelli. Sul pallone va Menichini, che da quella mattonella è una sentenza. Palla all'incrocio e 1-1. È l'ultima emozione del primo tempo, con Gai che manda le squadre negli spogliatoi dopo 1 minuto di recupero. La ripresa si infiamma dopo 8 minuti. Punizione dalla 3/4 per gli ospiti. Il solito Pinazza a pennellare il cross, che trova Rosignoli in area col classe 2000, che con una pregevole girata sorprende Farabbi e porta in vantaggio i suoi. Nell'occasione viene allontanato Tommaso Guazzolini, che esagera con le proteste e si accomoda in tribuna. La reazione del Petrignano è immediata. Al 13esimo una palla respinta dalla difesa finisce sui piedi di Calzola, che controlla e conclude, ma il tiro si spegne a lato. Il Petrignano ora è a trazione anteriore, con l'ingresso di Iacchetta per Fabris, ma il Bastia è pericolosissimo in contropiede e al 14esimo sfiora la terza rete, sempre con Rosignoli, che servito da Bura ci prova con la punta, ma la sfera colpisce la traversa e poi rimbalza sulla linea, facilitando l'intervento di Farabbi. Eramo e compagni le provano tutte per impensierire la retroguardia ospite, ma dietro il Bastia è un muro invalicabile e nemmeno le sostituzioni riescono a spostare gli equilibri del match. Il secondo tempo scorre via seguendo questo canovaccio e così Lillacci non viene quasi mai chiamato in causa. Il Bastia gestisce il vantaggio e nel finale arrotonda il risultato, mandando in gol il neontrato Guarino, che sfrutta un doppio errore da matita rossa di Caddeo e Farabbi e firma la prima rete in maglia biancorossa. Il Petrignano ha un sussulto di orgoglio nel quarto dei 5 minuti di recupero e accorcia le distanze con Giuliacci, che deposita in rete il perfetto assist di Battistelli. È l'ultima emozione. La capolista torna a pedalare a pieno ritmo e rinforza la prima posizione al termine di una sfida che si presentava estremamente delicata. Terza sconfitta di fila per il Petrignano, al quale il calendario non sorride. Tra 7 giorni, infatti, arriva l'Angelana. Alcune volte bisogna anche pensare che uno costruisce e poi dopo arrivano delle disattenzioni così, sono pesanti. Il mister è arrabbiato. Io credo che ancora una volta siamo stati penalizzati dall'arbitraggio. Io lo dico, non ho parlato mai degli arbitri, ma è ora che ne parlo. Un rigore netto con una mano sopra la testa che tutti hanno visto, meno che l'arbitro e il guardalinee. Io credo che c'è da riflettere su questa cosa qui, perché come tutti potranno vedere alla televisione, l'arbitro ha, credo a 10 metri, non aver visto la palla toccata con la mano sopra la testa vuol dire che non vedeva dove era la palla, pertanto non può essere un arbitro che può arbitrare l'eccellenza. Questo lo dico. E mi rammarico che ci vengono anche da fuori per fare questi arbitraggi. Io credo che, non ho parlato male degli arbitri, ma oggi, con tutti i meriti che il Bastia ha, perché come ho detto prima è una squadra dove è prima in classifica, è una squadra che è la prima squadra che ho visto qui a Petrignano compatta, sia difesa che centrocampo che attacco. Il Bastia ha meritato di vincere, ma gli arbitri ci devono dare rigori ed era ora. La sconfitta con il San Sisto è stata una sconfitta veramente brutta, perché ci siamo complicati la vita da soli, ci siamo arrabbiati da soli e questo non deve succedere. Se vogliamo recitare il ruolo importante in questo campionato, serve la testa, serve la lucidità, ci sono giocatori di esperienza, la devono usare. E oggi onestamente c'è stata la reazione che volevo.
È una partita difficilissima perché io reputo il Petrignano assolutamente immeritevole della classifica che ha, perché è una squadra che ha il potenziale fra le prime 4-5 squadre. Quindi poi anche loro venivano da una sconfitta immeritata ad Orvieto. Avevo detto nella riunione tecnica che se noi volevamo restare loro protagonisti, oggi era la partita dove dovevamo dimostrare a noi stessi e soprattutto a noi stessi. Però era una grande dimostrazione, una grande squadra, una prova, una grande prova.